Se dobbiamo fare derivare le traduzioni di Signore, Eterno e Geova dal tetragramma, allora non c'è nessuna differenza, perché non sono traduzioni legittime. Un conto è tradurre il significato di una parola, un conto è, come dire, convertire una parola ebraica nel suo equivalente italiano. Per esempio, in ebraico abbiamo la parola Malak, che generalmente viene tradotta con angelo. Ma la parola angelo non deriva dall'ebraico, deriva dal greco angelos. Quindi la parola angelo non è la traduzione di angelos, è semplicemente il trasporto di una lingua, di una parola ebraica, nella sua versione italianizzata. Non è una traduzione, perché la traduzione di angelos o di malak in ebraico è semplicemente messaggero. Questo per farti un esempio. Ti faccio un altro esempio. La parola che noi vediamo nella Bibbia, chiesa, è completamente sbagliata, perché la parola ecclesia in greco, o kehillah in ebraico, significa assemblea. Quindi la parola chiesa altro non è che un adattamento linguistico da un originale ebraico o greco all'italiano. Quindi, se tu dal tetragramma ci ricavi Eterno, Signore, Geova, non c'è nessuna differenza perché non sono traduzioni. Tradurre significa tutt'altra cosa. Se dobbiamo tradurre il significato ebraico del tetragramma, dobbiamo ricondurre al verbo essere, al verbo esistere, ma che non ha niente a che fare con il significato di Signore o con il nome Geova. Signore in ebraico non si ricava dal tetragramma, ma si ricava da due parole, anzi tre. O da Adon, che significa signore, padrone, maestro, oppure da Adonai, che è un plurale intensivo, che letteralmente significa signori miei, e al plurale, e questo è in genere usato esclusivamente per Dio. Quindi vediamo la differenza. Ora, un'altra parola che si può tradurre con signore, padrone, e che si trova nella Bibbia ebraica è Baal, che sia il nome della divinità cananea o mesopotamica, ma che in ebrai gli ebrei l'hanno presa in prestito per riferirsi anche a uomini padroni, ovvero signori, padroni, capi o maestri.